Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a 7 sera. Apriamo la puntata parlando di medicina, parlando di salute, parliamo di Unimedica, lo facciamo con il direttore marketing appunto del gruppo Unimedica, il dottor Andrea Bocchi. Dottore, buonasera. Benvenuto, buonasera, buonasera a lei. Allora, Unimedica si sta proponendo in maniera sostanziale e in maniera molto forte, soprattutto in Brianza. Esatto. Mi parli un attimino di chi è Unimedica? Bene, inizierei dicendo che Unimedica appunto è nata circa una dozzina d'anni fa nel territorio serenese, quindi in Brianza, uh-huh. e si è evoluta, è nata come concetto fondamentale dall'idea imprenditoriale unita a quello che sono le esigenze della popolazione, della gente. Quindi il fatto di dare visite ad un prezzo corretto, quindi offrire un buon servizio ad un prezzo corretto. Questo è il concetto fondamentale di quello che è Unimedica. Dopodiché mi piace ricordarla con un piccolo aneddoto, perché noi da piccoli, quindi è una cosa che è nata a livello familiare, impresa familiare, da piccoli noi figli dei soci e tutto quanto avevamo sempre bisogno di visite. Quindi tutti quanti dall'esigenza comune di essere ben guardati e ben curati, quindi abbiamo deciso di raggruppare tutti questi medici in un'unica struttura per dare un servizio corretto un po' per tutti a dei prezzi appunto accessibili. Assolutamente, che poi tra le altre cose i poliambulatori di questo tipo li trovo molto interessanti, perché in effetti sono più snelli, nel senso che velocizzi quello che è tutto il rapporto fra una volta che fissi la richiesta, l'appuntamento, esatto. Certo, quindi dalla richiesta, il rapporto che hai col medico. Sì, esattamente, il rapporto è molto più intimo, diciamo, ed è molto più, si velocizza il tutto, perché una persona può venire in contatto con Unimedica appunto da una chiamata o dal sito internet. Certo. Quindi una volta preso contatto, quindi semplicemente anche telefonicamente, si può avere nel giro di pochissimi giorni subito la visita con lo specialista. Specialista adeguato, e anche nel caso in cui una persona non sappia esattamente a chi rivolgersi, quindi a quale specialista, quale sia il miglior specialista per la sua tipologia di problema, lo indirizziamo noi, quindi si certo. Evita di sprecare soldi, magari due o tre visite. No, hai ragione. E si cerca di arrivare almeno al punto diretto. La carta dei servizi di Unimedica, adesso parliamo di Monticello, certo. So che avete una struttura molto importante. Abbiamo aperto anche da circa lì. 7 mesi una struttura nuova a Monticello Brianza, nel cuore della Brianza, per avvicinarci appunto ad una nuova area, quindi a Lecchese. Vedevamo un po' carente di strutture, di servizi che noi potevamo offrire. Questa struttura è stata completata anche da una piccola sala operatoria, dove riusciamo a fare, oltre a tutti i servizi che già sono presenti sul territorio anche a Seregno, quindi tutti i tipi di visite specialistiche, diagnostica strumentale, riabilitazione e fisioterapia, anche piccola chirurgia. Quindi cosa vuol dire piccola chirurgia? Dall'ortopedico, sì. Non so, dal piccolo tunnel carpale che si fa in pochissimo tempo al dito a scatto. Lo fate direttamente il tunnel carpale all'interno della vostra struttura? Con una cifra modica, senza ricovero, con l'assistenza di anestesista e chirurgo e infermiere, tutto quanto. Fino anche alla chirurgia plastica, che stiamo portando avanti in maniera eccelsa con due o tre chirurghi molto importanti di Milano. E quindi da piccole liposuzioni, blefaroplastiche, mastoplastica additiva. Ok, quindi a tutto tondo quello che riguarda la chirurgia plastica ed estetica. Ecco, quindi dal piccolo intervento, come parlare di un tunnel carpale in un poliambulatorio, penso che sia molto interessante, perché so che ci sono delle liste d'attese veramente lunghissime per quanto riguarda l'ospedale classico. Ecco. Esatto. Invece in questa situazione da noi si può fare immediatamente, nel giro di una settimana, 10 giorni, possiamo pianificare, ecco. e sistemare insomma questo piccolo problema, che comunque crea disagi, no, disagi molto, ai pazienti, sì, in brevissimo tempo e con una cifra modica, ecco. Insomma. E per quanto riguarda invece, vediamo nelle immagini anche il dentista, quindi abbiamo anche qui l'odontoiatria,
che stiamo portando avanti. Per ora è soltanto nello studio di Seregno, ma pensiamo che a brevissimo sarà operativa anche nello studio di Monticello. Quindi odontoiatria sotto il profilo medico che estetico, medico stavo estetico. Vedendo che stava facendo sbiancamento dentale, esatto, quindi abbiamo a 360 gradi tutti i servizi. Dalla patologia alla medicina estetica. Quanti medici gravitano attorno? Gravitano circa 150 medici professionisti. Sono tantissimi. Sono molti, sì, sono molti. Sono molti. Nel corso degli anni tanti medici, siamo partiti che ne avevamo una decina e ora ci vantiamo di avere appunto circa 150 medici che verrete che a Milano, pensate di... A Milano pensiamo per ora di no, però mai per dire no, mai. Mai dire mai. Dire mai. Comunque sicuramente una struttura, anzi due strutture, nel cuore, come diceva lei, appunto della Brianza, sia a Monticello che a Seregno, già è una bella scappatoia per chi magari vuole ovviare a quelle che sono le code di Milano. Certamente, e tanto una via, un'alternativa, una buona alternativa. Ecco, una cosa che mi premeva dire era anche che ci occupiamo di prevenzione, che reputiamo molto importante per un tema molto caldo, importante per la sanità, fondamentale. Mm-hmm. Quindi prevenzione, cerchiamo annualmente, sono circa 2-3 anni che ci occupiamo di prevenzione gratuita, quindi noi siamo un centro privato. E collaborando con gli enti locali, quindi sia Seregno che ora inizieremo Monticello Brianza, delle campagne di prevenzione che vanno sia dall'età pediatrica, mm-hmm. quindi abbiamo fatto alcune, solo per citarne una, la prevenzione delle patologie del piede nell'età pediatrica, fino a quella che è la patologia del tumore alla mammella o quindi tema voi molto siete caldo. Anche attenti al sociale. Attenti al sociale, quindi. Nonostante siamo un centro privato, ci dedichiamo e cerchiamo di fare tutto il possibile per avvicinarci alla gente. Assolutamente, lo fate in maniera egregia e complimenti. Per mettersi in contatto con voi, sia per quanto riguarda capire la carta dei servizi, si può entrare nel vostro sito internet. Nel nostro internet. Sito che è www.unimedica.it. L'abbiamo in sovrimpressione. Perfetto. Quindi prendere anche con una telefonata. Capire telefonate, come... scrivere una mail, verranno, la risposta sarà breve. Breve e concreta. Quindi. Medicina estetica, di medicina estetica vi occupate in che maniera? Di medicina estetica ci occupiamo un pochino di tutto, abbiamo mm-hmm. appunto detto, siamo partiti dall'ultimo gradino che è la chirurgia, però diciamo scendere. Che prima di arrivare a quello ci occupiamo anche della non invasiva, quindi laser frazionato, laser frazionato, esattamente luce pulsata, fotoringiovanimento e quant'altro, oltre mm-hmm. ai classici filler, acidi ecco. e vari trattamenti per gli inestetismi cutanei. Molto... È un periodo molto buono sì, per queste perché, cose. Sì, anche perché insomma adesso ci avviciniamo all'estate, si va al mare, magari vogliamo essere sia uomini che donne sempre più spesso anche gli uomini certo sì assolutamente quindi insomma vogliamo darci una rinfrescatina esattamente e queste cose so che vanno per la maggiore sono fattibili e se fatte bene in strutture specializzate come sicuramente Unimedica ci presenta vale la pena di affidarsi di alle mani di medici accreditati certamente situazioni nuove che Unimedica sta portando quindi Monticello sono 7 mesi. Sono 7 mesi. Appunto la storia è dai 12 anni dell'Unimedica di Seregno, ci siamo ingranditi cambiando un paio di volte struttura sempre a Seregno, a Monticello e chissà mai che insomma i progetti, ora vediamo un attimino la tendenza e quello che sarà, ma sicuramente siamo fiduciosi e per il modo in cui lavoriamo, stiamo lavorando insieme a tutto lo staff, l'equipe, la direzione commerciale e i medici e la riabilitazione che è molto importante, i fisioterapisti che sono un perno fondamentale. Quindi anche dopo un intervento magari possono venire da voi. Abbiamo l'assistenza post intervento, esattamente, abbiamo anche assistenza domiciliare, quindi ecco, non c'è Unimedica, quello che posso dire è che non ha un limite ai propri servizi. Fate assistenza domiciliare per quanto riguarda anche la riabilitazione. Diciamo che non poniamo palette nella zona, della chiaramente, Brianza. Esattamente, questo per facilitare certo. il trasporto anche eventuali macchinari che dobbiamo portare noi direttamente a casa del paziente. Questo aiuta molto perché soprattutto magari nell'anziano che non ha possibilità di muoversi, magari dopo un intervento meglio sta a casa sua, voi riuscite a mandare un medico. Possiamo avvicinarci noi al paziente, esattamente.
Niente, quindi cerchiamo di dare sempre un servizio completo a tutti. Bene, grazie per tutte queste nuove metodiche che ci illustra Unimedica. Allora noi ringraziamo Andrea Bocchi, direttore marketing appunto del gruppo Unimedica, per essere stato in nostra compagnia. Voi non cambiate canale perché noi andiamo in pubblicità, ma fra pochissimo siamo di ritorno. Grazie. Grazie a lei.